Noi già da ieri sera siamo presenti presso la caserma dei Carabinieri per testimoniare la vicinanza delle istituzioni alle forze dell'ordine. Ma devo dire che il fatto ignobile, vile, non è stato solo un attacco alle forze dell'ordine, ma è stato un attacco all'intera città, che noi respingiamo con grande forza e con grande determinazione. Siamo stati ieri sera fino a tarda notte a dare la nostra testimonianza, siamo oggi riuniti qui come capigruppi, abbiamo convocato, stiamo convocando un consiglio comunale aperto a tutte le forze democratiche di questa città che vogliono respingere fortemente quello che è stato l'atto di quattro balordi ieri sera e speriamo che le forze dell'ordine subito diano risposte immediate e possano arrestare questi balordi, questi vigliacchi che vogliono portare indietro la nostra città. Non facciamo passi indietro perché vogliamo continuare nel processo democratico di quello che è il rispetto delle regole, di quella che è la legalità. È un nostro dovere precipuo, al di là della nostra mission particolare che libera essere presenti lì dove accadono fatti di una gravità inaudita, di una violenza inaudita, perché sparare a quell'ora nei confronti della macchina del comandante della stazione dei Carabinieri significa non solo attentare alle forze dell'ordine, quindi allo Stato, ma significa comunque mettere a rischio i passanti, che appunto bambini, ragazzi, adulti, che passavano di lì, ignari di questi criminali che viaggiano sulle macchine sparando all'impazzato. Questo è un fatto di una gravità assoluta, ma soprattutto è importante, a mio sommesso avviso, saper leggere il linguaggio di questi gesti, no? Non possiamo ridurli a criminalità comune, sono gesti, è un linguaggio mafioso, frutto di una cultura mafiosa che qui è radicata da più di 40 anni. Questa cultura radicata è stata radicata da un clan, il clan Muto.